come al solito però siete un po' carogne, perché per rispondervi dovrei attraversare decine di versanti. Per una roba è l'eccesso degli isolamenti, un'altra roba è Celebrone. Cerco di essere... L'hai detto l'anno scorso, poche storie e il tipo di... Sì, sì, no, ma certo, però questa è la maniera semplicistica di risolvere il problema. Se vogliamo la risposta veloce, Lebron James è il giocatore più forte di tutti i tempi per me, quindi voglio dire. Però non è questo il problema. Il problema è l'eccesso di isolamenti, non è che rischia di essere noioso, è noioso. L'eccesso di isolamenti è noioso. Attenzione, in campo c'erano le due squadre che fanno più isolamenti in assoluto, uno il 15%, l'altra il 14,9%. Probabilmente se la partita di quella domenica fosse stata San Antonio Golden State, che una fa il 5% e l'altra il 6%, avremmo visto un miliardesimo degli isolamenti. E decisamente è noioso vedere tanti isolamenti rispetto a vedere una pallacanestro, etichettiamola San Antonio Golden State, che ci capiamo. Fino a qui ci siamo tutti. Adesso però andiamo, ricaliamoci nella realtà. Io sono Houston, ok? Ho le mie convinzioni, faccio la squadra in un certo modo. Mi viene meno anche Howard. A questo punto la miglior cosa da fare possibile è cavalcare Harden fino a che ne ha. Come cavalco Harden? Diciamo che voglio provare a cavalcarlo, per esempio, come cavalco Klay Thompson. So che sono giocatori diversi, però parte della pericolosità di Klay Thompson, per esempio, è che prende 50 blocchi in una partita, corre senza palla 50 volte in una partita, al di là della volta che esce, prende e tira, ma comunque il suo difensore è passato su 50 blocchi, eccetera, eccetera. Harden ha quelle caratteristiche? No. No per fisico, no per formazione, no per mille motivi. Allora io sono McCain, Morey, chi vuoi tu. C'ho davanti Harden. Prendo i dati e vedo che gli isolamenti sono noiosi. Però ogni isolamento di Harden produce 100 e passa punti su 100 possessi. Non è una questione di numeri, ti metto dei numeri per rafforzare il concetto. Posso pormi il problema se è noioso o non è noioso, oltretutto rispetto all'esigenza di far giocare Harden dei 40 minuti in una partita del genere. E quindi quello è l'altro motivo per cui non posso farlo correre. Se tu vedi, San Antonio lo scorso anno non ha avuto un singolo giocatore in regular season che è arrivato a 30 minuti. Se tu vedi, Golden State fa giocare il secondo quintetto in partite importanti, lo fa giocare per davvero, cioè non quintetto, però è Iguodala, lì, questo, quell'altro, cioè il secondo quintetto di Houston, cioè Houston è in questo momento Harden e altri 11. Allora, per Cleveland valgono delle cose abbastanza simili. In più, finale di partita, ultimi 5 minuti, se tu non metti subito la palla in mano a James e a Harden, una difesa di oggi può non fargliela arrivare. E a quel punto poi che cosa fai? Fai un grandissimo basket di bellissima qualità per un tiro di Ariza, che però non è la stessa roba, anche perché Ariza è abituato ad aspettare che Harden lo metta a piedi per terra, e ce lo mette tante volte. E gli isolamenti sono un modo per... A me gli isolamenti non è che rischiano di annoiare, fanno proprio schifo. Però cerco di sforzarmi di vedere sul valore invece di LeBron James, la questione del fisico. Se tu riproducessi in laboratorio il fisico di Usain Bolt e non gli insegnassi come si parte, come si corre, come ci si allena, eccetera, eccetera, quello fa 9,6 o fa 10,6? Io credo 10,6, giusto? E a maggior ragione, se tu mi dici che gioca così e gioca così, prova a mettere uno in isolamento e dirgli adesso fai valere il tuo fisico. O l'isolamento è a 8 metri dal canestro, il fisico è una bella roba, ma se tu mi dici io ti do la palla a mezzo metro dal canestro se sei alto 2,50 metri, vabbè, certo. Ma se sei strapotente fisicamente a 8 metri dal canestro, o sai giocare oppure arrivederci. Quindi
sono argomenti che hanno un valore, non li prenderei però così per assoluti dicendo ecco, la lega di isolamenti e di quelli che saltano. No, una lega in cui per ci sono sicuramente situazioni di troppo isolamento. Cleveland deve ancora vincere, secondo me non vincerà, adesso ovviamente vince a mani basse, finché non gioca un certo tipo di pallacanestro. Miami, giocando isolamento Wade, isolamento James, isolamento Wade, isolamento James, l'ha visto col telescopio il titolo, poi ha cambiato un po' il modo di giocare e ha vinto. Quindi figuriamoci, quella è sicuramente una cosa presente, ed esagerano tutte e due, però c'è un motivo e questo non significa che siano scarsi.